Siamo subito con il primo ospite, ed è un ospite graditissimo. Lui è Bruno Pizzul e lo saluto sempre molto molto volentieri a tutti in campo calciomercato. Buonasera Bruno. Ciao, ciao, buonasera a voi tutti. Allora, come sempre ti ringraziamo per la tua gentilezza, perché visto l'orario sei sempre molto disponibile, poi sentire la tua voce telefonicamente in video è sempre una cosa che fa molto piacere. Senti Bruno Pizzo, la prima domanda che volevo farti, oggi si è chiuso un'altra operazione di mercato, Jovicic è andato al Manchester City, Cavani sappiamo dove è andato, ormai nel mercato comandano praticamente i sceicchi e gli americani e i russi. Comanda il denaro, siccome il denaro è a disposizione di questi soggetti, di questi burocrati internazionali, è chiaro che ora, per quanto riguarda le scelte di mercato, sono loro che hanno la meglio. A luglio l'Italia è stata una specie di Eldorado, no? Per i calciatori di tutto il mondo che volevano venire qua perché ricevevano lauti ingaggi, il paese era un paese dove si era bene e via dicendo. Adesso la situazione è cambiata, quindi qui più che arrivare dei grandi calciatori, dei top player, come si dice adesso, anche quelli che sono in Italia, spesso e volentieri sono là. Ecco, è anche uno scotto che credo sia giusto da pagare, perché parlavo anche ieri sera Bruno Pizzol, che avere certi ingaggi, vedi Cavani che prenderà 10 milioni di euro all'anno puliti, insomma sì, va tutto bene, se li meriterà anche, però sono anche un po' esagerati, vanno al di là della morale, visto il momento attuale che c'è in Europa e nel mondo. Sì, ma sicuramente, no? Direi più che delle nuove regole, coscienza che si può usare questo termine anche in ambito internazionale, perché ritengo che per gli stessi cantatori, no? Richiedere che le remunerazioni così esagerate alla lunga finisca per essere qualcosa che la rende sempre più complicata la loro carriera. Ormai comanda il mio denaro, francamente, insomma, mi pare che questo determini anche quella disaffezione popolare che pian piano si sta manifestando nei confronti del mondo del calcio, che come gioco è un gioco bellissimo, ma come movimento generale anche per questo eccesso di denaro in momenti di crisi internazionale, la forma non suscitare qualche perplessità. Ecco, l'unica squadra in Italia che è riuscita un attimino a fare una squadra competitiva anche a livello di mercato è la Juve, si è fatta lo stadio, insomma è una società che sta lavorando in maniera diversa da come hanno lavorato in tempi indietro sia l'Inter sia il Milan. Sì, in effetti la Juventus, anche sul piano proprio di come ha operato finora nel mercato, si è mossa molto molto bene, no? Ha dimostrato che per esempio il problema degli stadi è un problema di primaria importante, perché la prima ad arrivare allo stadio di proprietà, pian piano si spera che anche altre società riescano a fare altrettanto sulla buona strada del procedimento milanese. Ma siamo ancora molto molto lontani. Il movimento calcistico internazionale comunque che ha bisogno di regolamentazioni uniformi. Ci sono troppe differenze tra Stato e Stato per quanto riguarda i regolamenti, no? Anche per quanto riguarda poi la valutazione economica di quelle che sono le esposizioni delle varie società. Il carico fiscale che è diverso da Stato a Stato, la normativa relativa anche ai giocatori extracomunitari che possono essere tesserati, no? Varia troppo da Stato a Stato, così c'è il clima di confusione che finisce per generare una situazione assai poco anche condivisibile sul piano di quella che è la trasparenza. Ecco Bruno, senti, delle squadre che è ancora presto perché il mercato deve ancora arrivare al termine, visto che ormai è quasi sempre aperto il mercato, però secondo te è sempre la Juve la favorita per poter vincere il campionato? Iniziamo dal campionato italiano, oppure il Milan si è rinforzato, ha riconfermato Allegri, ecco il Milan può fare un campionato e mettere in difficoltà la Juve e io darei un occhio di riguardo anche alla Fiorentina.
Ma no, indubbiamente la Juventus, l'abbiamo dimostrato nello scorso campionato, era la squadra più forte, l'ha vinta meritatamente, e le operazioni di mercato portate a termine finora credo che abbiano rinforzato ulteriormente la squadra. Il Milan, che era partito molto male, alla lunga poi si è dimostrato un rivale credibilissimo, ma non penso che sia alla stessa altezza della Juventus, anche perché alcune situazioni interne ancora da chiarire. Si sta comportando molto bene la Fiorentina, io sarei un occhio di riguardo anche per il Napoli. La Fiorentina comunque è una squadra che può fare davvero molto molto bene, anche se la piazza è una piazza pericolosa, no? Perché si infiamma l'entusiasmo, ma poi ai primi risultati negativi ha un impatto fortemente pressante sulla squadra. Però la Juve resta nettamente la favorita, Ecco, secondo me. nel parlare a 360 quadri, adesso bisogna distinguere la Serie A, Bruno Pinsk, dalla Serie B e dalla Lega Pro, perché la Lega Pro davvero dall'anno 21 avrà una grande rivoluzione. Ecco, praticamente i soldi girano ancora un po', le televisioni girano ancora un po' solo per quanto riguarda la Serie A. Ecco, il futuro della Serie B e della Lega Pro, come lo vedi? Come vedi il futuro di queste società? È un momento abbastanza difficile, perché i bilanci sono molto spensati un po' da fare. Adesso in Serie B sono scelte alcune squadre di notevole storia. Credo però che tutto sommato siano proprio le tre retrocesse, quelle a Bellezza, che è una situazione un po' particolare. No, siano le squadre che retrocedono da là che sono le più attrezzate per salire. E poi il panorama della Serie C è un panorama davvero inquietante, anche perché siamo in uno strano paese, no? In cui non ci sono soldi, abbiamo però un numero spropositato di società calcistiche considerate professionistiche, che sono il doppio e il triplo di quanto non siano in Germania o in Inghilterra, dove la situazione è meno disastrata della nostra quanto a bilanci, e francamente dovremmo un po' così modificare questa elefantiasi del nostro movimento artistico professionistico. Ecco, prima di concludere, Bruno, e come sempre ringraziandoti della tua disponibilità, due domande te le devo fare al di fuori del mercato. La prima, non ti lamentavi, ti avevo chiesto in varie interviste cosa ne pensavi dei telecronisti di oggi e tu una volta mi hai detto urlano troppo, ecco, urlano ancora troppo oppure urlano un po' meno? Ma no, è la modalità della comunicazione moderna, no? È un po' sopra le righe, proposto in termini un po' ansioso, perché non aveva c'era di titoli per i giornali, per questo modo così, no, di esporre un po' concitato. Il fatto poi che siano in tanti induce in ciascuno di loro il desiderio di mettersi in mostra, e così magari qualche volta danno l'impressione di andare sopra le righe, però sono preparatissimi. Per noi era molto più facile, perché eravamo in regime monopolistico, eravamo da soli, quindi bisognava prendere per forza, bene Sì, o male, però mercato. io ricordo sempre molto volentieri le tue telecronache, erano straordinarie. Vabbè, il tempo passa purtroppo per tutti anche queste cose, poi la gente non si dimentica, perché Bruno Pizzo sempre ricordato. La seconda è personale, Bruno, ma avevi detto, Giorgio, vieni a Cormos che ti do del vino. Io aspetto ancora la tua telefonata per quel benedetto vino, eh. E vieni a Cormos, se vieni a Cormos, il vino lo trovi sicuramente. Ma anche mi trovi, sono a No, Cormos sì, lo adesso. so, anche perché mi hai detto che me lo consigli tu il vino buono, quindi devo venire da te per consigliarlo da No, no, Cormos. no, esatto. Figurati che io faccio il vino. Per fare il vino bisogna essere proprietari della vigna, per essere proprietari della vigna bisogna
aver avuto gli ingaggi come quelli dei calciatori, cosa che per il giornalista non va bene. Grazie Bruno, come sempre molto gentile, grazie Bruno Pizzo di essere stato con noi, grazie. Allora abbiamo sentito una voce storica delle telecronache televisive, chi non si ricorda Bruno Pizzo ovviamente. La redazione nel frattempo vi ha passato delle immagini di mercato, Ibrahimovic potrebbe essere il nuovo attaccante del Napoli, e questa è una novità che è appena arrivata, questo potrebbe essere il nuovo colpo annunciato dal presidente De Laurentiis, e potrebbe arrivare Ibrahimovic a Napoli. Pensate che poi tra poco avremo Claudio Pea, che lui ha detto stampa nel ritiro del Napoli, e direttamente sentiremo da lui se su nel ritiro napoletano, visto che nel nostro territorio ci sono parecchi tifosi di questa squadra, e visto come diceva Bruno Pizzo che è una società che può far bene, se arriva Ibrahimovic davvero può puntare in alto la squadra napoletana. Poi Robinho, abbiamo già detto, ha rinnovato